La discussione della tesi di laurea rappresenta un momento unico, aspettato, ambito e sudato, la fine di un percorso fatto di sacrifici e rinunce, uno step per il futuro e l'inizio di un nuovo percorso di vita. Insomma, da qualsiasi punto di vista lo si guardi, il giorno della laurea è sicuramente un momento indimenticabile. Oggi, ai tempi del coronavirus, per diversi studenti sparsi per tutta l'Italia, diventati dottori in questi giorni, lo è stato ancora di più. È il caso dei laureandi dell'Università di Palermo, che proprio nell'ultima settimana hanno discusso la loro tesi di laurea, sono stati proclamati dottori davanti allo schermo di un PC, comodamente seduti nel salotto di casa. A raccontarci questa esperienza per certi versi surreale è Erika, studentessa gelese dell'Università di Palermo e adesso neodottoressa in giurisprudenza. È stata veramente un'esperienza surreale, anche perché è andata in un modo totalmente diverso rispetto a come me l'ero immaginata. Ero comunque molto molto emozionata, a differenza di quello che mi aspettavo. L'avevo, devo dire, molto sottovalutata perché pensando di essere a casa pensavo che sarei stata molto più rilassata, invece no, perché comunque avevo davanti la commissione, anche se virtualmente loro mi stavano ascoltando e mi stavano guardando. Sicuramente avevo quella classica emozione di chi fa le cose per la prima volta, perché nessuno aveva mai provato questa laurea in maniera telematica, quindi la procedura, l'app da utilizzare, eravamo tutti abbastanza impreparati, quindi avevo paura di sbagliare, di non seguire correttamente la procedura che mi era stata data da una semplice email. E l'emozione traspare tutta nel racconto di quella che è stata la giornata della sua laurea. La laurea è stata in primo pomeriggio, quindi la mattina, a parte ripassare un paio di volte il discorso, e poi in realtà è arrivata subito, la giornata mi è praticamente volata, perché quando hai un'emozione così forte è sempre così. E dopo la discussione, dopo la proclamazione, praticamente ho ricevuto le chiamate, i messaggi da parte di tantissime persone che mi sono state vicino, e anche con un semplice messaggio, ed è stato veramente bellissimo, emozionante. E poi la sera abbiamo festeggiato con la mia famiglia, è stata una situazione particolare, però ripeto, è stato comunque molto bello. Attorno a lei la sua famiglia, ma in diretta web l'hanno raggiunta tutti i suoi amici da ogni parte d'Italia che hanno animato la diretta della discussione su Instagram con applausi e abbracci virtuali. E ovviamente la mia famiglia era a casa con me, che al di là del computer mi guardava e mi riprendeva. E poi ci sono stati i miei amici e tutti i miei parenti che erano collegati tramite delle credenziali, anche loro potevano accedere al portale e potevano guardarmi in diretta, potevano guardare la seduta di laurea come se fossero presenti. E poi mio fratello ha fatto una diretta Instagram, per cui tutti gli altri amici che non erano collegati hanno potuto guardare in diretta tutto quello che succedeva, e tutto questo mi ha commosso tantissimo, perché ho sentito il calore e l'affetto di tutte le persone che ci volevano essere, e che hanno empatizzato con me chiaramente questo momento particolare, questo giorno particolare. E alla fine è stato anche meglio, perché in situazioni normali non sarebbe potuto venire, penso, quasi nessuno a Palermo, chi per lavoro, chi perché era fuori gela, come alcuni miei parenti. Invece con questa modalità capisci quanto è importante la tecnologia, ed è stato inaspettato. La festa comunque ci sarà, appena tutta questa emergenza sarà passata. L'Università di Palermo ha già comunicato che ci sarà un giorno dedicato alla proclamazione ufficiale. Nel frattempo Erika si gode la sua laurea, sudata e conquistata, dal salotto di casa. Una bella storia ai tempi del coronavirus.